Di Maio, deficit al 2,4 nel 2019, poi si vedrà. Raid Macerata, Traini, chiedo scusa. In Indonesia, 1400 vittime, erutta il vulcano Soputan. Deficit al 2,4 resta per il 2019 sicuramente, poi si vedrà. Il vicepremier Luigi Di Maio ribadisce la linea dell'esecutivo, anche se per il 2020 e il 2021 dice stiamo vedendo di accelerare l'abbassamento del rapporto debito-PIL. Intanto, mentre lo spread torna a salire, Confindustria lancia l'allarme. C'è il rischio che aumentino le tasse. Il ministro Tria però tranquillizza gli industriali, assicureremo un'accelerazione rispetto al passato della riduzione del debito pubblico e Salvini alla fine ci daranno ragione. Luca Traini, autore del raid a colpi di pistola contro alcuni migranti a Macerata il 3 febbraio durante il processo con rito abbreviato, ha chiesto scusa ammettendo di aver sbagliato. Non provo nessun odio razziale, ha aggiunto, volevo fare giustizia contro i pusher per il bombardamento di notizie sullo spaccio diffuso anche a causa dell'immigrazione. La procura ha chiesto per lui 12 anni di carcere. Salito a quota 1407 il bilancio delle vittime in Indonesia provocate dal violento terremoto e dallo tsunami di venerdì scorso. Nel frattempo l'isola di Sulawesi, già colpita dal sisma la settimana scorsa, è stata scossa questa mattina dall'eruzione del vulcano Soputan. La situazione è drammatica. L'esercito ha inviato soldati per sorvegliare infrastrutture, depositi di carburante, banche ed impedire lo sciacallaggio. Sono due ricercatori americani, Arnold Smith e uno britannico Winter, vincitori del premio Nobel per la chimica, per i loro studi sulle proteine. Il loro merito, aver sfruttato il controllo dell'evoluzione usandolo per scopi che hanno portato e portano i massimi benefici al genere umano. E per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi come sempre al sito adnkronos.com. Arrivederci dalla redazione web.